fotografi, potete anche lasciatemi passare. Lasciatemi 30, scusate, lasciatemi 30 secondi di capire dove sono. Sono arrivato da Udine, abbiamo fatto una bella cosa a Udine, probabilmente il Friuli sarà la prima regione a 5 stelle. Allora la mia, subito quel mio stato d'animo, poi accetto qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi tipo di, vi dico il mio stato d'animo, sono perplesso. Allora aspettate un attimo, sì un attimo, ditemi che cosa avete bisogno là in fondo, che voi siate giù un pochino, ma scusa, poi con voi magari ci mettiamo da una parte, facciamo tutte le foto che volete, non è un problema, fatemi parlare con le gentili televisioni, no, magari si lamentano, come vanno, vediamo se Rete 4 è contenta. Sei contenta Rete 4 che loro stiano così? Canale 5 cosa dice? Italia 1 c'è? Mi fate vedere se c'è tutto il panorama dell'informazione che ci ha portato al 54esimo posto della scala per la libertà di stampa. Ci siete tutti! Di ringraziarvi per le trasmissioni che hanno messo il mio indirizzo nei loro talk show, la via numero 5, causandomi leggermente delle complicazioni familiari, ma passerà anche questo. Il mio stato d'animo, sono arrivato a Roma adesso, ero, vi ripeto, in Friuli, siamo venuti giù col camper, appena abbiamo avuto la notizia di questo, che io ho definito un golpe, ma un golpe, un colpettino istituzionale furbo, perché abbiamo questa furbizia giocata sulle parole, sulla semantica. Guardate che molti italiani non hanno ancora capito. Scusa, siediti, no, proprio a te. No, siediti. E poi è uno dei nostri. Sei licenziato, vai. Allora, sulla semantica, qua bisogna che ci intendiamo con i mezzi di comunicazione. Voi fate comunicazione, io faccio comunicazione da almeno 35 anni, la facciamo in un modo diverso, ma dobbiamo intenderci sulla semantica, che cos'è la democrazia, cos'è il Parlamento, cos'è la Costituzione, che cos'è la Corte Superiore, il CSM, che cos'è il Presidente della Repubblica. E allora oggi, ieri sera abbiamo assistito a qualcosa di inconsueto prima perché si sono riuniti nella massima democrazia e trasparenza quattro persone, sapete chi? I tre leader, non so se era D'Alema o Bersani da una parte, comunque Monti, Berlusconi e il nostro Presidente della Repubblica, e hanno deciso di notte che il settennato veniva rinnovato. Ora, io sono andato a vedermi due o tre appunti, ma non c'è mai stato nella storia dei nostri presidenti un settennato doppio, 14 anni, ma neanche, 14 anni Chavez forse ha superato, ma non c'è scritto neanche nella Costituzione, perché nessuno poteva prevedere, nessuno avrebbe da buon senso raddoppiato un settennato, 14 anni, negli Stati Uniti sono 4 più 4, 8, e andiamo a 14 anni con un presidente che noi avevamo scritto che ha dei poteri enormi, presidente del CSM, delle forze armate, scioglie le camere, scioglie i consigli regionali, può nominare i senatori a vita, cosa che noi abbiamo detto, avevamo nel nostro programma, di togliere i senatori a vita, gli dai una targa, li ringrazi, li ricordi una volta all'anno e poi gli togli anche la proprietà di veto. Bene, ha delle cose enormi. E sentendo Napolitano quello che aveva detto pochi giorni prima, ve lo voglio leggere se mi dai gli occhiali, sono nella tasca, aveva detto delle cose secondo me senza dubbio, ma io ero andato a parlare con Napolitano, voglio dirvi quello che ci siamo detti in enorme franchezza, può interessarvi. Sono andato dentro passando le guardie enormi e ho parlato quasi sempre io, devo dire, ho visto un signore
molto avvilito, molto stanco. E ho parlato quasi sempre io, mentre parlavo il signore, che non mi ricordo come si chiama quello grigio, voi con i capelli bianchi, che prendeva appunti, annuiva. E io dicevo, ma Presidente, conosce bene a chi dà al governo un nuovo incarico, sono sempre gli stessi, sono quelli che poi in definitiva hanno disintegrato questo paese. Cioè, se qui vogliamo voltare pagina, noi siamo il nuovo, noi siamo, benché si possa dire tutto quello che si può dire, siamo il primo partito in Italia. Potrebbe anche darci la fiducia. E io le prometto che se mi dà tempo 3 giorni ne portiamo 10 nomi come 10 ministri con i curriculum al di sopra del bene e del male. Perché non cambiare? E quello che scriveva faceva, come dire... E lui ha detto, non avete i numeri. Ho detto, ma Presidente, lo so che non abbiamo i numeri, ma ci sono, nel corso della nostra storia tanta gente è andata al potere non avendo i numeri, Craxi aveva l'8%, si fa così, la prima coalizione vede di fare il governo, non ce la fa, si passa alla seconda. La seconda siamo noi, vogliamo voltare pagina? Non si può. L'ho visto molto, molto stanco e le sue parole ripetute qua, lui ha detto, le scrivo caro direttore a un giornale, per sgombrare spero definitivamente il campo da ogni ipotesi di Napolitano bis, non è solo un problema di indisponibilità personale, facilmente intuibile, da me ribadita più volte pubblicamente, la mia è soprattutto una ferma e insuperabile contrarietà che deriva dal profondo convincimento istituzionale che il mandato già di larga durata di Presidente della Repubblica, proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale, non si presta a un rinnovo comunque motivato, né tantomeno a una qualche anomala proroga. Ora, che cosa ha fatto cambiare idea a questo signore che non ce la faceva più? 4 persone l'hanno raggiunto nel suo studio di notte, e hanno detto c'è in ballo la democrazia di questo paese, ci sono i cittadini che sono dentro il Parlamento e vogliono cambiare il sistema dei partiti, non possiamo permetterlo. E allora la democrazia è questa, allora gli scambi, è avvenuto uno scambio tra la democrazia che ormai è all'omicino in questo paese e qualcosa per continuare e rubare tempo. Questo stanno rubando un anno di tempo, non so se se lo possono permettere un anno, e noi ce lo possiamo permettere come nazione un anno di tempo, ma sta succedendo così. E poi veder votare, per la prima volta io mi sono guardato questo rito, cioè si mettono d'accordo, decidono chi è il presidente per i prossimi 7 anni, decidono chi sarà il presidente del consiglio, se si parla prima di D'Amato, il tesoriere di Craxi, l'uomo che stava lì e faceva da balia anche a Berlusconi, oppure uno dei Letta, che non so quanti siano, ce n'è uno che di professione è 30 anni che fa il genero o il cugino o il nipote di Letta, il nuovo presidente, il nuovo consiglio dei ministri sarà uno di questi, presidente del consiglio, e i ministri saranno i saggi, è già fatto tutto. E poi c'è il rito del voto segreto che mi fa impazzire, lo sapevano tutti. E si continuava a votare, entrare in quella roba lì, voi l'avete vista, io l'ho vista in televisione, questa specie di Vespasiano coperto che entravano con un biglietto, facevano canestro e poi guardavano in alto, come dire, ho mantenuto il segreto. Allora, ho detto il Parlamento, questo Parlamento che hanno bloccato, perché qui per parlare di Costituzione ci vuole un costituzionalista, e ci sono i costituzionalisti di destra e di sinistra, i nostri, normali, dicono che il Parlamento c'è, il governo c'è, e hanno bloccato queste persone qua, le hanno bloccate con le commissioni, e non si può, la governabilità, non c'è la governabilità, quindi non c'è il Parlamento, non è vero, il governo c'è, si è dimesso un ministro, quindi era in carica, un governo c'è perché da una commissione speciale hanno fatto una cosa che se non c'erano loro dentro, era una cosa di una violenza incredibile, hanno fatto la legge per dare i 40 miliardi, la prima tranche di 20 miliardi alle piccole e medie imprese. Sapete che noi la piccola e media impresa ce l'abbiamo assolutamente in primo piano. Bene, abbiamo letto la legge, la Lombardi l'ha letta nel blog, e non c'era scritto da nessuna parte
che la prima tranche dei 20 miliardi sarebbero andate alle piccole e medie imprese, ma c'era scritto invece al sistema creditizio, andavano alle banche. Due giorni dopo Grilli, ministro delle finanze Grilli, un uomo inquietante, non ne bastava uno, si accorge del lapsus e aggiunge la parola piccole e medie imprese alla legge. Siamo nell'interpretazione della verità, nell'interpretazione della democrazia delle leggi, il comma 4 modifica il comma 7 della legge 4, del comma 2, la gente non sa che cosa vota. E allora questo genere di democrazia, secondo me, è una iperdemocrazia a cui non siamo abituati. E io mi immagino questo applauso, non me lo sono immaginato, l'ho visto, l'applauso del Parlamento quando hanno detto Napolitano, di nuovo il nostro Presidente, tutti in piedi. Ma l'applauso non era Napolitano, l'applauso era verso di loro, quella fetta di cittadini lì, un po' nel giurando, e non era un applauso, era un applauso di scherno. Era un applauso di scherno, come vedete non ce l'avete fatta. Questa è la nostra democrazia. Voi fuori, voi quello che succede fuori di qua a noi non ci interessa. E infatti sono usciti tutti con le loro macchine scortate, con le loro bottiglie prese sulle loro auto, i loro dati, le loro monetine. Allora, a me mi si imputano tante cose, per l'amor di Dio, anche a loro, per l'amor di Dio. Tante cose, il verticismo, queste robe qui che sono assurde. È nato un movimento che in 3 anni, senza soldi, nato il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, prima noi francescani, quindi è il Papa che è grillino, ma questo ci tengo a precisarlo. Quindi, e in 3 anni, senza soldi, con un rapporto ovviamente non normale con i mezzi di comunicazione dei giornali, l'avete capito, in 3 anni, senza soldi, diventiamo il primo partito in Italia. E forse un po' merito nostro, un po' di merito degli altri, per l'amor di Dio. Prendiamo il 25%, ma io non ho mai sentito veramente il riconoscimento di questo. Quando si riferiscono a noi sono i grillini, questi sfigati, quelli che stanno dietro il computerino, i dilettanti allo sbaraglio. I dilettanti allo sbaraglio stanno lavorando già da mesi, da quando sono lì dentro, che se ci fossero le commissioni aperte avremmo già delle leggi, perché le abbiamo già fatte, le abbiamo già fatte su il decreto, la legge anticorruzione, conflitto di interessi, la legge 54 per l'incandidabilità di Berlusconi, l'abbiamo messa lì. E quando il signor Bersani è venuto da noi non ci ha chiesto una collaborazione, non ci ha trattato come il primo partito in Italia, è venuto da noi per chiederci i voti, per fare scouting, chiedeva loro di nascosto venite da noi per avere i numeri loro, ci avesse detto governiamo insieme, saremmo messi lì e ci avremmo pensato, e ci abbiamo pensato anche, perché la prima mossa che abbiamo fatto, oltre i loro 8 punti che non significavano nulla, abbiamo detto diamo un segnale proprio bello, di sinistra, come volete, un segnale forte a sto paese che è in ginocchio, non ce la fa più. Togliamoci i rimborsi elettorali. Noi ci siamo, scusate, no, non voglio applausi adesso. Noi ci siamo tolti 42 milioni, non l'abbiamo preso. Fate lo stesso, non ci vuole una legge. Fate un assegno di 46 milioni di euro e li date indietro. Chiudete i loft delle vostre televisioni demenziali, chiudete i vostri uffici e date un segnale. Non fare dimostrazioni nelle piazze contro la povertà. Facevano un assegno da 46 milioni e potevamo collaborare, potevamo entrare dentro in mezza giornata, potevamo fare in mezza giornata cambiare la legge elettorale, perché si abroga, non ci vuole una legge che sostituisca, abroghiamo quella che c'è. Abbiamo detto diamo dei segnali a un paese che io lo giro, a differenza loro che vivono in un mondo virtuale, io lo giro, ci vado in mezzo. E ci vanno in mezzo con un camper, vanno in mezzo alla gente e si legano al mio parco e mi danno lettere che non me ne so neanche a leggere, di gente che vive in macchina, che non ce la fa. E allora succede questo, che non è la destra, la sinistra, Berlusconi o altro, è che siamo noi, perché qui io mi aspettavo di trovare milioni di italiani che avessero percepito questo momento, che era da dare una svolta di democrazia partecipata e non rappresentativa,
che ormai i partiti si sfasciano non perché c'è Grillo che vuole sfasciare tutto, perché è la storia questa, si sfasciano ed è veloce, ed è veloce. Pensate che io qualche anno fa, prima che ci fosse il movimento, facevamo il V-Day per dire il Parlamento pulito, 100 condannati in Parlamento, e dicevo: ma è possibile che la sinistra non sia con noi per questa cosa? Due legislature, due, il massimo, non 30 anni, e il voto di preferenza alle elezioni, prendiamo 350.000 firme, le porto al Senato, buttate nel gabinetto, il referendum buttati nel gabinetto, non c'è un mezzo per cui, neanche previsto dalla Costituzione, per cui i cittadini possono valere e far valere la propria parola, un referendum propositivo per decidere, senza quorum, lo vorremmo inserire nella Costituzione, ma non sono tutte cose di sinistra, l'acqua pubblica, la scuola pubblica non sono cose di sinistra. Allora ho detto, c'era il congresso del Partito Democratico, ho detto fatemi partecipare, vengo a parlare ai giovani, non voi, voi siete fuori dalla storia, fatemi parlare ai giovani sensati che ne conosco migliaia, fanno le battaglie con noi, firmano le stesse nostre cose. Prendetevi queste cose, il V-Day, queste idee che abbiamo, le portiamo avanti insieme. Ma detto, non si può, devi essere iscritto al partito per parlare al congresso. Sono andato ad Arzachena, mi sono iscritto al Partito Democratico di Arzachena, ho speso 15 euro. Sapete lo sforzo che ho dovuto fare? Ho preso la tessera e ho detto, non volevo diventare il nuovo segretario, era una provocazione, ma tanto per entrare lì a parlare con i giovani. Non mi hanno fatto entrare perché la risposta è stata: Grillo appartiene a un movimento che è ostile al nostro partito, ostile perché vogliamo l'acqua pubblica, la sanità pubblica, mandare via i delinquenti dal Parlamento, perché vogliamo rifare questo paese, ecco perché siamo ostili. Bene, adesso io mi calmo, poi mi fate tutte le domande che volete. Allora, siamo in un momento strano, hanno rubato come gli usurai di quarto ordine un anno di tempo, 8 mesi di tempo, perché se fanno un governo come lo fanno non funzionerà, se il programma rimane l'agenda Monti, perché rimarrà quella, hanno già detto, hanno già deliberato, e vorrei vedere l'applauso del Parlamento quando i 10 saggi nominati ministri diranno: signori, i rimborsi elettorali ce li teniamo, e uno le faranno, uno là, sai quelli, come si chiamano? Un'ola. Ola. Signori, la magistratura avrà pochi strumenti perché le intercettazioni le stiamo bloccando, un'altra ola, ola, faranno delle ola così, però questo paese è finito. Io lo giro in mezzo alla gente, nella piccola e media impresa. Chiudono migliaia di aziende mensilmente, centinaia al giorno, non ce la fanno più. E allora mi pongo un problema. Ma se c'è tutto questo disastro qua, perché c'è ancora gente che vota, non so, Berlusconi? 9 milioni, perché non è il problema di Berlusconi. Guarda, lascia stare Berlusconi. Perché hanno paura, viaggiano sulla paura. Noi siamo la nazione più vecchia in assoluto che c'è in Europa, forse del mondo. Abbiamo oggi più 65 anni che 20 anni e lo vediamo dalla classe politica. Noi avevamo scelto un anziano di età, ma giovanissimo. Noi avevamo detto: scegliamo un presidente per tutti, no? La Gabanelli è stata scelta per prima, la Gabanelli. Poi magari non ha accettato per ragioni sue. Subito dopo un uomo che ci invidia tutto il mondo, che è Gino Strada, che è a operare in tutto il mondo negli ospedali. Abbiamo scelto questo, poteva essere un cambiamento. E poi Gino Strada ha fatto un endorsement a quello dopo, e quello dopo era il professor Rodotà, che io conoscevo così e così, l'ho anche criticato per la sua pensione sul blog. Però ho visto il curriculum, ha un curriculum da qui a laggiù, è un uomo che era di fuori dalla politica. È un uomo che sarebbe stato la garanzia istituzionale dei valori normali, dell'onestà, della fiducia di tutti gli italiani, sinistra e destra. E invece scelgono di nuovo un presidente che garantisce il potere giudiziario di questo paese. Salvare il culo a Berlusconi e salvare il culo alla sinistra per il Monte dei Paschi di Siena. E voi avete sulla coscienza questo. E parliamo del 200 euro delle ricevute della Lombardia che non tornano, e lei si preoccupa e dice: Dio mio, come farò a giustificare 200 euro? Siamo un po' pazzi, eh? E poi il Monte dei Paschi di Siena, dove mancano 21 miliardi, non se ne parla più, dove c'è il pelagato.
dove ci sono dentro tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, dove ci sono i Letta dentro, perché la JP Morgan ha incaricato Letta per comprare una banca, l'Antonveneta, da 3 miliardi e pagarla 10, dove lo scudo fiscale è stato fatto insieme dalla destra e dalla sinistra. Noi sono anni che abbiamo detto questo, ma la cosa più ingiusta che mi dovete dire e che vi dovete fare è che siamo noi l'artefice di questo casino, quando noi l'abbiamo sempre detto. Loro hanno inciucciato per 20 anni. Se andate a vedere i giorni che ha governato Berlusconi e la sinistra, più o meno sono identici, l'1% di differenza. Si sono passati la borraccia come copie e battali. E lo vediamo nello scudo fiscale. Poteva cadere il governo Berlusconi della legge più infamante di questo paese, che ha pulito col 5% di tasse tutti i capitali strani. E non sono capitali di imprenditori. Qual è quell'imprenditore che si porta i soldi fuori, si fida così e li riporta in Italia col 5%? Dove? Sono capitali andati fuori di tangenti di banche gestite da parte dello Stato, che sono attualmente al governo. Allora, vogliamo poi parlare del 200 euro? Parliamo del 200 euro. Mi devo calmare, io grido troppo, lo so. Io sono l'uomo più pericoloso d'Europa. Sono l'uomo perché io volevo solo dire alcune cose, e sono sempre stato ingabbiato, estrapolato una parola, ne fanno un titolo, persino le interviste al New York Times vengono cambiate quando si traducono in italiano, persino Focus tedesco ha fatto un'intervista che è arrivata in Italia completamente cambiata. E allora noi abbiamo un paese che sta in frantumi con ancora questa prima repubblica. C'è stato un momento di cambiare, che è stato ieri, ma sinceramente non ha risposto la gente. Io non mi aspettavo che rispondesse, perché i 9 milioni di italiani che votano ancora di qua e di là, che hanno paura del cambiamento, galleggiano sulla crisi. Ci sono quelli che galleggiano, i prezzi sono bassi, i low cost. Magari abbiamo 20 milioni di pensionati e 4 milioni e mezzo di impiegati statali. Magari una parte di questi non vuole, ha paura di cambiare. Ma fino a quando? Fino a quando crederanno a uno che ti dice: ti do indietro l'IMU, nostra IMU 3 miliardi e 9 che è servita a coprire un buco del Monte dei Paschi, che siano i loro buchi con il nostro sangue e i nostri sacrifici? Fino a quando crederai a uno che ti dà indietro una cosa con un set di pentole e delle federe? Fino a quando crederai a queste cose? Ma ci credono, non è che ci credono, hanno paura di non credere, hanno paura di cambiare. L'altra metà dell'Italia, ci sono milioni di persone che se ne sono andate, che se ne vanno, 1,5 milioni di giovani non ci sono più, senza lavoro, esodati, gente che vive con 500-600 euro al mese, che sono la nostra parte, da cui noi cerchiamo di dire: bene, bisogna andare subito al governo a fare un reddito di cittadinanza. Mi hanno preso per il culo gli economisti che parlano di spread. L'economia ci deve indicare cosa produrre e cosa non produrre, non parlare di finanza. Lo spread ci ha preso per il culo per un anno con lo spread. C'è l'ingovernabilità, i mercati saranno depressi, i mercati sono andati benissimo, lo spread non si è mosso e l'asta dei BTP li hanno venduti tutti, senza governo e senza Parlamento. Pensa cosa contano questi qua sull'economia. L'economia deve decidere che cosa produrre. Io voglio mettere in cassa integrazione il cemento, il vato del petrolio, i supermercati, le autostrade e i camion, non le persone. Le persone vanno salvate subito, con un reddito di cittadinanza come nei paesi civili. Si fa un minimo, prenderemo una commissione per decidere che minimo. C'è gente che lavora e non riesce a vivere, come se ne conosco migliaia, gente guardiani, parrucchiere, lavorano magari 10 ore al giorno, ma non ce la fanno. Bisogna che lo Stato si faccia vedere in questo paese. Non c'è più Stato. Sono i miei comizi questi, scusate. Ma quando i giornalisti mi dicono: beh, ma cosa vuoi fare tu subito? E dico: reddito di cittadinanza, piccola e media impresa. Cosa? Sì, ma questo sono cose che dicevi nella campagna politica. Ma cosa vuoi fare sul serio? Ma come sul serio? È questo, non sono abituati a noi che diciamo quello che facciamo, non sono abituati a noi che andiamo in Sicilia e rimangono tutti sotto shock perché prendiamo la Sicilia.
Il primo partito in Sicilia, 15, entrano nel Parlamento, si tolgono il 75% dello stipendio e con quello finanziano le piccole e medie imprese siciliane. L'abbiamo già fatte queste cose. E noi siamo, veramente siamo, dovrebbero ringraziarci. Io ieri sera potevo venire nelle piazze, ma c'era un'agitazione, la dico, mi ha sconsigliato. Ero lì, stavo fremendo, perché io non ho paura, ma ho paura che la mia presenza possa dileguare il violento. Cosa che io non voglio entrare in questi sistemi. Non voglio entrarci in questi sistemi. Allora qui si tratta, sia con la sinistra, il PD, sia col PDL, con i giovani, di dare una svolta. Qui non sono più cose di destra o di sinistra. Qui dobbiamo andare leggermente oltre. Dobbiamo noi, veramente, lo dico sempre, perché è la verità, poi mi fermo e mi fate tutte le domande. Ma noi ci siamo come, abbiamo fatto come una modificazione antropologica. Siamo partiti come un movimento che voleva spaccare tutto e siamo diventati una comunità quasi di scemi, che parliamo di cose che io nella mia vita da comico non avrei mai pensato neanche di dire seriamente, la parola amicizia, affettuosità, stiamo insieme, solidarietà. Era uno che prendeva per il culo tutto, come è giusto che faccia un comico. Ma io forse non sono più niente, sono un ex comico per i giornalisti, sono di destra, di sinistra, demagogo, populista, fascista, sono anche antisemista, contro le donne e contro i gay. Mi avete detto di tutto. Andiamo avanti, le spalle grosse. Ma noi ci siamo tramutati, sono arrivato con un furgone, con un camper che mi ha dato a metà prezzo chi li noleggia, perché è uno che condivide, che ci danno torte, salami, prosciutti, abbiamo dal distributore 7-5 stelle, ti faccio mezzo pieno gratis, dammi un prosciutto, e gli diamo il prosciutto, andiamo a dormire da amici, non paghiamo, abbiamo fatto una raccolta, abbiamo messo sul blog quello che abbiamo speso. Abbiamo raccolto 750.000 euro in botte da 20-30 euro alla volta, non abbiamo grandi sponsor dietro. Ne abbiamo speso 350.000, ce ne mancano 400.000 in cassa che diamo ai terremotati di Reggio Emilia, perché l'abbiamo detto prima. Siamo questi, noi scemi, siamo scemi, siamo stupidi e ci guardano come stupidi, li guardano come bambini. E lui che guarda, lui che sta in un albergo alla stazione, hotel 3 stelle, in due. Cosa fate col tuo? In tre, a 38 euro al giorno, e va a lavorare con l'autobus, è lui la causa, sono i grillini che creano l'ingovernabilità di questo paese, hai capito? Per fare questi inciuci davanti e sono costretti a dare una giustificazione, allora la giustificazione è che siamo noi che abbiamo creato l'ingovernabilità di questa gente. Questo è un momento che è passato, non dovete scoraggiarvi, ci saremo, sarà un anno in più. Un anno, 8 mesi in più, non ce la faranno mai, con l'agenda Monti a presentarsi davanti a un pubblico. Io voglio un politico di questi, lo sfido, quando volete, a venire in una piazza normale, e a sentire cosa dico. Ed è questo concetto che noi vogliamo far diventare, siamo come nel dopoguerra. Siamo nel dopoguerra, io voglio tirar fuori le cose che sentiva mio fratello, perché io sono nato nel 48, ma le parole che si diceva mio padre col suo vicino di casa, non era merda sei di sinistra, bastardo sei di destra, erano parole, vieni a casa mia, stai qui, mandami i tuoi figli, questa solidarietà che è la matrice e l'anima di questo movimento, siamo in una guerra con delle macerie, ancora più macerie di quelle del dopoguerra. E se non facciamo così non ne usciamo, ma è solo questione di tempo, non di grilli, è solo questione di tempo. Hanno aggiunto un anno di agonia, non so, a questo punto il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che ha potuto, io mi sono diviso in 10.000 pezzi, chi me l'ha fatto fare, chi c'è dietro Grillo, c'è Casaleggio, andate a prendere il bilancio della società di Casaleggio, siate onesti, vai. Alla Camera di Commercio sono liberi, prendete il mio 740 negli ultimi 3 anni, abbiate pubblicate quello, pubblicate dei dati, così la gente si rende conto, o sono il più grande evasore del mondo, o porto 13 società in Costa Rica, e c'ho anche un grande resort lusso in Costa Rica, siete invitati tutti i giornalisti per un mese a mie spese, se lo trovate mi mandate l'indirizzo e vengo con voi. Che cosa c'è? Perché non capiscono, non è mica colpa loro, ci deve essere qualcosa di diverso dietro a uno che fa tutto sto casino, perché non sta nella sua villa,
Perché non sta lì? Cosa c'è dietro? Chi lo finanzia? Ecco chi c'è dietro, ci sono loro. Bene. Grazie. Ora, sono disponibile alla più perfida delle domande. Sono quelle cose che io vorrei neanche dirle, perché le facciamo normalmente. Ognuno di noi facciamo queste cose, l'abbiamo dette prima, e portiamo i soldi in quella regione lì. Aspettiamo di fare un conto fiscale, perché c'è anche da trattare queste cose fiscalmente, devi essere in regola, se no ti puoi essere denunciato per evasione fiscale. Appena è posto vado io con l'assegno nel comune più disastrato e glieli do. Quindi basta. No, era giusto per precisare, perché io prima di iniziare con le domande vorrei leggervi questa notizia. Sia Napolitano sia Alberto Arrodotà. Sia Napolitano sia Alberto Arrodotà. È una notizia. Una bufera politica scuote il partito di Occhietto. Altissimo, hanno fatto un patto con la DC. Il presidente del PDS è Rodotà, furibondo, lascio tutte le cariche. Se scoppia l'ira del mite professore, il titolo era il 1992, articolo della Stampa 3 giugno 1992. Sia Napolitano, Sgambetto a Rodotà hanno fatto una cosa con la DC. Oggi prima si chiamava DC, oggi in altro modo. Paolo Celata, la 7, sì, perfida, perfida. Sa, no, questo non lo so. E terzo, perché non avete scelto Prodi a un certo punto per stanare il no? Allora, la prima domanda, sono d'accordo con Rodotà, neanch'io. Sono anch'io d'accordo con Rodotà, perché non faccio calate a Roma, questa non è una calata. Stanotte è arrivata la cosa, ho messo sul mio blog, andiamo a Roma, ma andiamo a Roma per incontrarci, per fare una manifestazione. Noi non siamo per fare parate o fare cose violente, siamo venuti giù, stanno arrivando da un sacco di persone, per bene. Io sto oggi pomeriggio, incontrerò un po' di gente. Rodotà ha detto una cosa condivisibile, l'ho sentito, ho mandato un messaggio io a Rodotà dicendo: caro professore, non facciamo nessuna marcia su Roma, io mi sono attivato ad andare là per placare un po' gli animi, perché le notizie erano piuttosto allarmanti, ho detto vado là a mitigare un po' le cose. Mi ha risposto: benissimo, grazie e buongiorno. Questo, io non ho rapporti col professor Rodotà. È un uomo che parla di rete, è un uomo che parla di democrazia partecipata, è un uomo che ha 80 anni ma ne dimostra 79 e mezzo, no, ne dimostra molto di meno, è un uomo che era predisposto e predisponibile al cambiamento di questo paese. Non l'abbiamo capito, e la minoranza di persone non l'ha capito, perché non era Prodi. Prodi era una persona che abbiamo già sperimentato, è una persona con delle qualità e con dei grandi difetti. E quando siamo andati, era Presidente del Consiglio, se vi ricordate, lui ha fatto un governo, e con la complessità, l'arte della complessità della politica, ha fatto un governo, e le prime due cose che ha fatto si è autodistrutto con le sue mani: la nomina di Mastella, se vi ricordate, il Ministro degli Interni, e poi il controllo delle carceri. Due cose, della giustizia, che si ritorna. L'ho visto in televisione lui, e sembra un uomo sensatissimo adesso, perché lo mettono conto della gente, che lui sembra veramente un ingegnere della politica. Quindi poi avevamo fatto le primarie online, 800.000 persone avevano dibattuto su un forum di 8-9 argomenti per 8 mesi, abbiamo preso un libretto, l'abbiamo fatto di pelle, l'ho portato, mi ha ricevuto, era un uomo che perlomeno ti stava a sentire, chiudeva gli occhi, io ho fatto una battuta che dormiva, non dorme, ma lui chiude gli occhi, pensa e annuiva tutte le cose che avevamo detto sull'economia. Io dicevo: guardi che la Telecom se la stanno sbranando, lei non può permettere che D'Alema la permetta di comprarsela a debito, non si può, perché lasciano il debito e la sbranano come hanno fatto. E mi ha detto: ma l'economia, bisogna cominciare a vedere cosa produrre, cosa non produrre, rinnovabili piuttosto che petrolio. Mi ha ricevuto, ha detto 4 sì e si è chiuso il discorso.
Poi la terza domanda non l'ho capita perché non l'abbiamo votato, perché noi siamo lineari con il nostro pensiero. Io non decido chi deve essere votato, sia bene, e come non decido che loro, quando fanno le loro assemblee, prendino una decisione. Non mi sentono quasi mai, se non per dire come va, dargli un conforto così, ma le decisioni vengono prese dalla loro assemblea e col voto maggioritario, che mi sembra la forma più normale di democrazia. E non menatecelo con lo streaming, non menatecelo con lo streaming, perché noi lo facciamo lo streaming sulle cose istituzionali, quando dobbiamo decidere delle cose importanti per cui i cittadini devono vedere come facciamo a decidere. Ma quando stiamo nelle nostre cose, a parlare delle nostre cose, mangiarci una cosa insieme, sono affari nostri, va bene? Che lo comincino a fare loro lo streaming. Bene. Non puoi addebitarci chi paga i costi, non puoi, perché non è, ti ripeti, l'ho detto prima, non, noi non siamo stati avvicinati per fare qualcosa insieme per il paese, siamo stati avvicinati per fare dello scouting, per comprare dei voti. E allora io che ho fatto una campagna, e tutti abbiamo fatto una campagna, dove il nostro slogan primo era tutti a casa, indagine fiscale su tutti i politici, reddito di cittadinanza, piccola media impresa, lavoravamo su questo, non ci alleiamo su nessuno, ce l'abbiamo nello statuto. Quattro regole, non ci si allea con movimenti o politici o partiti politici, non si tengono soldi, non devono entrare solo gente incensurata, non si può fare più di due legislature. Sono quattro regole. Se io avessi accettato la prima, una non era una collaborazione, era un numero di voti per far governare loro e per poi entrare nella complessità della politica, e noi stare lì a vedere quello che dicono in televisione e poi fare altre cose in privato quando vanno a votare. Ed è tutto così. Io ho visto come votano, votano con un voto elettronico delle cose che non capiscono, che non gli interessa neanche capire, perché gli dice il segretario che cosa fare. Allora il Parlamento, se questa è una Repubblica fondata su certi valori, perché non ci sono più, il Parlamento deve operare, e non ha più operato, è anni che non opera, non fa più leggi, il governo fa decreti legge, aggira il Parlamento, e poi con la fiducia a colpi di decreti va avanti, e il Parlamento è un guscio vuoto a fare applausi e ola. Tra un anno non so se ci arriviamo, perché se tu, io ho parlato, arrivo da congressi con piccole e medie imprese, 70.000, Colombano rappresenta 70.000 imprese artigianali e piccole e medie imprese del Veneto e del Friuli. Bene, ero e stavamo parlando, dicevano tempo non ce n'è più, una signora di 60 anni si è alzata, una signora elegante, 25 dipendenti, ha detto: che cosa stiamo a fare qua? Che cosa ci stiamo dicendo? Noi tra sei mesi non ci siamo più nessuno. Che cosa ci stiamo... E si è... aveva la gola gonfia, una signora così per bene, e si è messa a urlare: andiamo tutti a Roma a circondare il Parlamento e a dare una mano a questi del Movimento 5 Stelle, se no non ne usciremo più. Questa è una donna di 50 anni, poi tutte persone per bene che vogliono il fucile, e io dire: guardate, state calmi, che fucile, non so, no, ho il fucile o se no non c'è soluzione, sto calmando gli animi. Questo è un partito, è un movimento che dovrebbero ringraziarci, dovreste ringraziarci tutti, che teniamo la calma alle persone, teniamo la democrazia in questo posto, lo manteniamo. Vai poi in Francia, vai a vedere Le Pen, vai in Ungheria, c'è il partito nazista, vai in Grecia, c'è Alba Dorata, qua ci siamo noi, i grillini che hanno due palle così, l'88% è laureato, la classe più giovane in Europa, con più donne dentro, abbiamo cambiato anche, l'ha fatto anche il PD questo discorso, abbiamo cambiato perlomeno l'immagine di un Parlamento svecchiato. E quando io sentivo parlare uno di loro alla Camera di Agricoltura e mi sono messa a piangere, perché era un agricoltore che parlava di agricoltura, non era un economista con una laurea e un master di Houston, era un agricoltore con le mani grosse e parlava di vera agricoltura, quella che vorremmo noi, biologico, senza chimica, senza OGM, siamo i conservatori,
Vogliamo lo Stato che ci protegga, non ci schiacci. Vogliamo una banca nazionale. Se una banca fallisce, ce la nazionalizziamo. Cosa stiamo a dire? Poi una scuola pubblica e una sanità pubblica. E poi ci lamentiamo che i costi della sanità aumentano, l'ha detto anche Gino Strada. Più abbassi il livello di qualità della vita, più quei soldi li paghi in sanità. La gente si ammala oltre a stare male. E allora non possiamo più stare qua a farci dibattiti in televisione, in talk show, e far parlare sempre gli stessi. E quando mi dite perché non vai lì a fare il contraddittorio, lo sapete meglio di me. Perché io l'ho fatta 20 anni la televisione. E so che quando ti siede c'è il Gasparri, che io conosco benissimo Gasparri, e quando è faccia a faccia con me se ne va, come è già successo, che lo guardo negli occhi, se ne va. Bene, però in televisione se c'è il Gasparri di qua e quell'altro del giornale, come si chiama? Sallustri, che scrive delle cose su di me orrende. Bene, ma che le scriva, sono felice che scrivino cose orrende su di me. Sarei preoccupato se scrivessero bene queste persone qui, allora avrei sbagliato tutto. Bene. La televisione è immagine, non è radio, è immagine, quello che vedi, non quello che dici. E allora sei lì in mezzo a gente, dopo un po' la gente ti mischia, diventi una parte di questo polpettone di gente che dice una cosa. Poi se dici una cosa intelligente ti blocca, se dici una cosa che vuoi far esprimere un concetto c'è la pubblicità, se dici qualcosa magari mentre stai parlando inquadrano Sallustri così, il primo piano di Sallustri. Questo è il talk show, questi sono i talk show, va bene? Io la televisione l'ho sempre fatta, sono qua davanti a tutte le televisioni, tutti i miei spettacoli, comici in piazza, arrivavano tutte le televisioni, usciva sempre la mia immagine di uno che grida, che suda, non ho una foto normale, anzi per cortesia fammene due, tre. Vogliamo questo domani questo. E quando parlo con gli ambasciatori, perché dovete anche sapere, non ve lo dico, ma ve lo dico adesso, questo colpettino istituzionale furbetto arriva da settimane fa, non è una cosa che hanno improvvisato adesso, è la seconda mossa, sono furbi, ma noi adesso abbiamo in mente di essere leggermente più furbi di loro. Non è mai successo che un movimento partecipasse alle elezioni, infatti stanno per progettare una legge, dato che noi non prendiamo i soldi, pensate com'è il vuoto di Newton di questi cervelli. Vogliono fare una legge per renderci fuori legge noi, farci diventare un partito, quindi con le sedi, con dei tesorieri, e quindi farci prendere i soldi come loro. Hai capito? Mentre la nostra forza è la gratuità, la solidarietà, e essere insieme, fare una cosa perché ci crediamo, fare politica, perché questi qui adesso si sono abbassati lo stipendio. Io non gliel'ho mai detto di abbassarsi lo stipendio, l'hanno detto loro. Ma se tu vieni qua e sei di Brescia, devi vivere qua con la famiglia, affittarti una casa, hai bisogno anche di vivere. Questa gente rendi conto a tutto quello che spende. E se io vorrei che loro guadagnassero nella normalità europea, nella norma europea, né di più né di meno. Ma non si può neanche pensare che facciano la fame perché credono in un'idea, eh? Allora, è un lavoro importante quello che fanno, molto importante. Bene, noi abbiamo già tutte le leggi. Allora, l'opinione pubblica che siete voi, cominciate a spingere, facciamo una prova, ve lo chiedo, poi magari io me ne vado, una prova, io voglio che voi me la diate, fate una prova, cominciamo ad aprire il Parlamento, una commissione, andare lì, subito, si può fare, il Paese non può aspettare un anno, dai un anno, non ci arriva un anno, ve lo dico con la morte nel cuore, non ci arriva. Allora andare subito in Parlamento, la prima cosa abolire la legge elettorale, dai un segnale, via, si fa in mezz'ora, si aprono. Due, reddito di cittadinanza, metti 1.000 euro, 1.200, si prendono i soldi. Io Presidente della Repubblica ho detto, guardi, lei faccia quello che vuole, ma l'anno scorso la sua presidenza costava 242 milioni di euro, quest'anno costa 340 milioni di euro, faccia qualcosa lei, dia un segnale lei invece di fare 14 anni di governo in Italia. E allora veniamo giù, dopo i tripli incarichi, togliamo le province, dove siamo stati, dove siamo entrati, in Sicilia le province l'hanno tolte in 2 mesi, togliamo, accorpiamo i comuni, mettiamo le indennità, via i rimborsi, togliamoci dall'Afghanistan che ci costa 1 miliardo all'anno, abbiamo già speso 5 anni, trovano i soldi 2 miliardi e 2 per la TAV, che non si farà mai, lo so, sono andato 1.000 volte, lì c'ho anche processi.
è un buco di 17 metri, non lo faranno. Ci è costato 50 milioni di euro un buco di 17 metri e ci costa 90 mila euro al giorno di protezione, di carabinieri. Parlo con la Digos, i carabinieri e la polizia, non ce la fanno neanche più loro. E quel giorno che un poliziotto capirà che prima di essere un poliziotto è un cittadino come noi e farà gli interessi per la sua famiglia come fa qualsiasi cittadino, magari un giorno si volterà dalla parte giusta. È un dato a Ringo, è una deformazione professionale. Alessio Singer, di servizio pubblico di Sant'Ono. Io volevo capire. Non arriva, non arriva. Silenzio si sta. Urla! Te la ripeto io. Io volevo capire cosa vuoi dire adesso a Bersani, alla segreteria emozionale del Partito Democratico, quei giovani del PD a cui sei più volte rivolto. Sì, cosa dico ai giovani del Partito Democratico a Bersani adesso, a cui io mi sono sempre rivolto? Saranno loro, ci sono a contatto tutti i giorni. Io posso solo dire che la forma di politica attraverso i partiti è finita. Li posso solo dire questo. Loro sono stati traditi come sono stati traditi tutti quelli che hanno creduto in questa forma di dare la delega a qualcuno. La delega ce la prendiamo, che sia di sinistra o di sinistra, non vuol dire. Ti prendi una delega tu. Questi sono tutti cittadini che facevano un lavoro diverso. Io sono uno che è uscito dalla sua villa e si è messo in gioco, sono 3 anni che non lavoro. Aiuto gli altri, aiuto loro, aiuto nelle piazze a far conoscere le liste. Io non conosco quando vanno nella piazza chi sale, io controllo solo che chi entra. Io ho quasi 200.000 fedine penali in casa. Controllo che non siano, che siano incensurati, che siano, non siano iscritti a partiti. Poi entra qualche infiltrato. L'altra volta è entrato uno di, cos'era, un massone. Se ne sono accorti e poi spontaneamente, chissà, si vengono dei meccanismi di difesa che sono spontanei, non ce n'è niente dall'alto. Sono ancora convinti, non hanno ancora capito chi siamo. Mi trattano come il Deutsche Machina, il segretario che butta nel... Invece è il contrario. È il contrario, come un formicaio siamo. Le formiche non hanno un pacemaker, un'intelligenza collettiva. Ogni formica parte, va dove c'è il cibo col percorso più veloce e più vicino, ma non ha direttive, lo sa. E loro è lo stesso, noi siamo questi. Siamo queste amebe che sono incredibili, che non ci sono menti centrali, ma la mente è sparsa, così è la rete, così sono i flussi finanziari. Ci sono cose che vanno per conto suo. E questo, e non hanno ancora capito, non hanno capito che si sta espandendo, ci sono 700 comuni alle elezioni adesso, 170, 160 saranno col Movimento 5 Stelle, e si sta espandendo, ecco la paura dell'applauso, l'applauso che hanno fatto a Napolitano, era un applauso di esorcismo, e stavano morendo di paura, e quell'applauso li ha esorcizzati per ancora 6 mesi. Quindi il discorso che io posso fare ai giovani, siamo qua, te ripeto, le idee facciamole insieme, benissimo, facciamole insieme, vogliono rimanere nel PD, stanno nel PD, facciamo le idee insieme. Insieme significa facciamo un reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione, perché non parlate anche voi giovani di tirare fuori la legge 54, mi sbaglio, 50? 57? Per l'incandidabilità di Berlusconi c'è già la legge, anche per i suoi avvocati. Tiriamola fuori, siete sempre stati contro Berlusconi, non è vero. Allora, la base però non è così. I giovani sono sempre, ci parlo ogni tanto, vengono, mi fanno delle critiche, parliamo, li vedo, anche quelli di destra, chiunque. Questo è un movimento ecumenico. Noi non guardiamo destra o sinistra, guardiamo un'idea. Una buona idea, non ha tendenze politiche, è una buona idea. Volete continuare veramente con i supermercati e svuotare i centri, i cittadini dei negozi? Vogliamo fare così o vogliamo prendere questi delle coppe e dire scusa un attimo, facciamo una cosa, non si può continuare così che voi siete una finanziaria ormai. Cosa facciamo? Prendetevi delle cose da vendere e delle altre cose le lasciate ai negozietti in centro. Prendo la roba da mangiare, frutta, verdura, detersivi, tutte le cose che servono giornalmente, non le vendete più, le vendiamo in centro delle città. È un'idea stupida. Per l'amor di Dio, come ci sono un sacco di idee stupide lanciate da un ex comico e da uno stupido che sono io, no? Ci sono per esempio le borse di studio civili, cioè disoccupati, esodati, gente che non sa cosa fare, che magari ha idee. Noi siamo i più grandi inventori del mondo e sono quelli che hanno meno brevetti nel mondo di tutti.
Allora, se uno ha una buona idea, c'è una commissione che dice una buona idea, una borsa di studio civile, 20.000 euro, come fanno in Germania. Allora possiamo mettere le imposte negative sul reddito per far arrivare al minimo tassabile la gente che non ce la fa. Possiamo fare tutte queste cose, il tempo, il lavoro, il tempo verde, il tempo breve, tempo pieno breve, non crescita. Non ce n'è più crescita, sono 20 anni che parlo di queste cose. La crescita non dà posti di lavoro. La crescita non dà posti di lavoro. Va bene? La Germania 50 anni fa aveva 200 miliardi di PIL. Adesso ha 2.500 miliardi di PIL, 13 volte. Ma in 50 anni le ore di lavoro sono rimaste identiche, 47 miliardi di ore di lavoro, sempre identiche. Nel contempo, in 50 anni, la popolazione è raddoppiata. Vuol dire che non danno posti di lavoro, non si aumenta la produttività. Ed è quello che dobbiamo... lo sviluppo, non la crescita. Sviluppo della rete. Sviluppo del... Guarda in Sardegna, il 95% dei comuni, i primi in Europa, sono cablati dalla fibra ottica e non mettono l'ultimo milo di snodi nei paesi. Ma la prima cosa, la conoscenza è una nostra stella. Accesso alla rete libera e gratuita è la prima cosa, la conoscenza. Sancita dalla Costituzione, accesso alla conoscenza per il diritto di nascita, come la salute, come la religione. E dobbiamo fare questi, cambiare un sogno, questo è un sogno. Stiamo sognando con questi qua, stiamo sognando. Un sogno condiviso da milioni di persone, ma un sogno non a due legislature. Un sogno a due generazioni. Cambiare dal petrolio alle rinnovabili non è un cambiamento politico. È veramente una rivoluzione di civiltà. E allora ecco una casa solare, una casa passiva, una casa attiva. Ma dai da lavorare a ingegneri, architetti. In legno, i più grandi specialisti oggi costruiscono in legno, grattacieli in Australia, Renzo Piano, legno, materia riciclabile. Dobbiamo ricomporre tutte le cose, questo bicchiere può essere fatto con metà energia, metà ore di lavoro e metà materiale. Le tasse vanno spostate dal lavoro, dal valore della produzione a chi fanno le cose come petrolio, e materie e ambiente, chi dissipa ambiente e energia viene tassato, gli altri no. Allora c'è un passaggio epocale di testa, ma questa gente qua non sa nulla. Se gli parli di una pompa di calore, ti guardano come... Allora, una casa a 15 metri sotto c'hai 15, a 50 metri sotto c'hai 15 gradi, pompa di calore, pannelli e sei indipendente della tua energia. Ma io sono andato in tutto il mondo, io parlo e sono andato in tutte le università, io non sono intelligente o colto, sono andato a vedermi le cose, sono curioso, curiosi bisogna essere. Sono andato al Wuppertal Institute a parlare con Sachs, ho conosciuto Wackernagel dell'impronta ecologica, ho conosciuto Lester Brown che l'altro l'ho fatto conoscere, che hai tradotto i suoi libri, studiato in 2000 università nel mondo, quello del World Watch Institute. Conosciamo il più grande esperto di energia che vuole venire qua, adesso verrà, come si chiama? Prossima domanda. New York Times, Elizabeth Roveleto, New York Times. Signora, stia attenta, controlli bene quello che scrive perché poi glielo traducono i giornali italiani. Era lei che ha fatto l'articolo, dov'è? Ah, era lei, mi conferma questo. Lei ha fatto l'articolo con me, mi conferma che poi è stato tradotto in maniera non proprio consona? No, il suo articolo. Sì, ma lei non ha letto la traduzione dei giornali? Ma lei ha risposto. Quella era Petra. Mi dica allora, sì. Come le prossime settimane, come abbiamo sempre fatto. La settimana c'è il documento economico, c'è il bilancio. Ecco, ditelo voi, posso rispondere loro perché loro sono dentro. Ci aspettiamo che facciano le commissioni per... Adesso continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, continuare a lavorare per i progetti e i disegni di legge, e in particolare il prossimo appuntamento, uno di quegli appuntamenti che passa solitamente in silenzio, ma noi non lo faremo passare in silenzio, è il DEF, documento economico finanziario, è un malloppo grosso così. Ognuno dei nostri senatori e deputati gira con questo librone in mano.
voi li vedete spesso in giro per il Parlamento, hanno questo librone grosso con tutti i bigliettini dentro, perché stanno studiando, è il documento più importante di questo paese, è il documento in cui c'è la programmazione economico-finanziaria per il prossimo anno, biennio, triennio e tutto quello che verrà dopo, e lo stiamo studiando e continuiamo a fare questo lavoro divisi per commissioni. Vogliamo che partano le commissioni e continuiamo a sostenere i nostri disegni di legge già presentati, quella sull'abolizione del finanziamento dei partiti, sull'abolizione del finanziamento ai giornali, sull'abolizione dei giornalisti, poi gli emendamenti al DEF, poi insomma ci sono una serie di sulla piccola e media impresa, l'abolizione lunedì viene anche. Vengo anche giù a raccontarci un po' del lavoro fatto in Veneto con gli imprenditori. Sulla piccola e media impresa ci sono cose che puoi fare senza fare grandi strategie. Per esempio, ci sono oggi attualmente 1.800.000 persone che non hanno la casa, non hanno l'accesso, quindi i requisiti bancari. Poi le banche hanno invece 2.500.000 di alloggi che stanno marcendo, che hanno comprato e valgono il 30-40% di meno, su cui non si fa manutenzione, sono quartieri che stanno marcendo. Ecco perché vi dico che non c'è lo Stato in questo paese, perché se ci fosse lo Stato prenderebbe queste persone che non hanno accesso alla casa, prendono le case che stanno marcendo e fa da garante, non deve neanche tirare fuori i soldi, garantisce queste persone dentro e poi caso per caso diluisce l'affitto o il mutuo in 20-30 anni, caso per caso, senza tirare fuori grandi soldi. Lo Stato spende 50 miliardi per la cassa integrazione, gli esodati e i disoccupati, 50 miliardi. Non può dire in due righe, bene signori siamo in emergenza, questa gente se viene assunta, noi non pagate contributi, non pagate tasse per 3 anni su questa gente qua. Non possiamo dire queste cose, l'IVA, l'aumento dell'IVA dal 21 al 22, quasi il 5%, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo una tassa estorsiva che si chiama IRA, da quasi 60 miliardi. Bene, è una tassa che ti tassa più ai costi, più assumi, più ti tassa. L'abbiamo solo noi al mondo. Allora non si può dire, abbiamo fatto un piano con il più grande studio fiscale d'Italia, ci ha fatto un piano. Si possono ricavare 17 miliardi la prima tranche e togliere dall'IRAP. Dove? Noi abbiamo 17 miliardi di spesa pubblica più dei francesi, siamo 60 milioni più o meno a parità di popolazione, e loro hanno una fase in più di spesa pubblica, di ordine pubblico, di ordinanze pubbliche, c'hanno le province, le regioni, lo Stato, e poi c'hanno le grandissime, ce n'hanno uno in più. Noi spendiamo 17 miliardi in più. Abbiamo già queste cose, abbiamo il dovere immediato di proteggere il Made in Italy, subito il Made in Italy, perché viene disintegrato da gente che non si riesce a capire. E allora ecco che siamo i secondi produttori d'olio del mondo, olio d'oliva nel mondo, dove i cinesi arrivano, non se lo bevono neanche, se lo spalmano addosso, perché l'olio non è un alimento, è qualcosa che ha inventato Minerva, c'è una storia di dei. Ed è effettivamente così. Bene, siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo, perché compriamo tutto quello spagnolo, quello lampante, lo tagliamo col nostro, un timbro Made in Italy, un euro di più al litro e se ne riva. E allora avere queste protezioni, ma ce ne sono migliaia, centinaia di cose da fare subito per la piccola e media impresa, portare la tassazione dal 71 al 40% che è la media europea immediatamente, togliere le tasse se uno investe. Io arrivo dalla Slovenia, in Slovenia fai un'azienda in un giorno, ti danno un ettaro di terreno gratis e ti detassano per i primi 3 anni, poi le tasse sono il 27%. Io voglio un mercato delle aziende qua, non in Slovenia, voglio creare dei mercati che vengono ad aprire qua. E ho parlato con tutti gli ambasciatori. Gli ambasciatori degli altri stati ci guardano così, anche se facciamo paura, grillo, però guardano, perché qui non si fidano più di nessuno. Nessuno viene a aprire aziende qua. Ma se noi diamo questa impressione di voler cambiare, di mettere gente competente, gente onesta e gente che crea della trasparenza, verranno le aziende oneste, trasparenti e competenti. Se vogliono fare speculazioni finanziarie, vanno a Londra, vanno in Olanda, vanno in Norvegia. Qua non ci vengono. Noi dobbiamo far tornare di moda l'onestà. Bravo. L'onestà di moda! Di moda, che rubare sei un coglione, hai capito?
Chi se ne frega, rubato, ma va! Onestà! Dio mio, quello che era mio padre, il vostro padre, che si stringevano la mano. Io c'ho un impresario da 40 anni, non abbiamo neanche il contratto, ci siamo stretti la mano 40 anni fa. Io vorrei anche un mondo così, che arrivi uno in faccia e non devi vedere le trame che ti fa dietro. Io non voglio, basta con queste banche, le banche vanno separate, le banche che fanno credito nel luogo e le banche che fanno finanza. E quando fallisce una banca si statalizza. Il Monte dei Paschi va nazionalizzato, poi si apre una commissione e si vanno a prendere chi ha rubato i 21 miliardi di euro. Altro che fa. Pensate di fare dei nomi, visto che nel movimento c'era stato un dibattito su questo quando è già successo? Pensate di fare dei nomi per il governo e il vostro candidato preferito potrebbe essere Stefano Rodotà? La prima. La seconda, so che il PD vi aveva cercato, vi aveva mandato un'email per fare un esponente del PD, per fare una legge per abolire il Porcellum. Ne ho parlato con Vito Crimi, lui mi ha detto: noi stiamo preparando la nostra proposta, un modello proporzionale che poi forse insomma è in fieri, e quindi non vogliamo fare una legge per abolire il Porcellum, ma vogliamo presentare la nostra legge elettorale. Volevo sapere se era cambiato qualcosa su questo. Lanciateci. Grazie. Relativamente alle prossime consultazioni, visto l'accordo che pare essere stato raggiunto ieri tra i partiti, per noi in questo momento non c'è spazio per nessuna forma di accordo con questo governo. Se i nomi degli incarichi di governo sono Giuliano Amato o Enrico Letta, che sono i nomi che voi giornalisti ci state riportando, ovviamente non c'è spazio per nessun esponente del Movimento 5 Stelle all'interno di questi nomi. Noi dobbiamo riunirci nei prossimi giorni perché ovviamente lo scenario è cambiato. Possiamo forse andare a riproporre governo 5 Stelle, ma non mi sembra che gli interlocutori da cui siamo andati e da cui dovremo ritornare abbiano forse compreso dove stai andando. È rete 4, rete 4, dai. Rispondi allora, a quella. Per quanto riguarda questo microfono, usiamo questo. Per quanto riguarda i nomi, io vi dico l'esempio che ho fuori dalle Quirinali. Quei nomi che sono venuti fuori danno il senso di come avremmo fatto noi un governo 5 Stelle. Con nomi diversi, perché i profili sarebbero stati diversi, sarebbe avuto un governo di altissimo livello, fuori dai partiti, un governo libero. Per quanto riguarda la legge elettorale, noi abbiamo già presentato il disegno di legge Parlamento Pulito, che prevede il ripristino della preferenza, limite di due candidature, incandidabilità per chi ha già fatto appunto più di una un mandato amministrativo, l'incandidabilità dei condannati. Quindi noi già una proposta di legge elettorale di modifica dell'attuale c'è. Per quanto riguarda il Porcellum, noi non abbiamo aderito alla mera abolizione del Porcellum, perché non abbiamo aderito alla mera abolizione del Porcellum come c'è stata proposta, perché abolire il Porcellum prevede il Mattarellum, ok? Quindi Beppe ha detto possiamo abolire il Porcellum, io ti sto dicendo, noi abbiamo proposto un disegno di legge per introdurre nell'attuale legge elettorale la preferenza, l'incandidabilità e il limite dei due mandati. Questa è la nostra attuale proposta. Stiamo lavorando con la Commissione Affari Costituzionali, con i nostri ragazzi designati alla Commissione Affari Costituzionali, a fare una legge seria, concreta e completamente diversa, che vada oltre il Porcellum e il Mattarellum. Questo è il nostro progetto attuale. Grazie.
Non abbiamo ancora valutato il sistema proporzionale o maggioritario, non abbiamo scelto un sistema specifico. Vi ho detto, ci stiamo lavorando, perché non è una scelta che si fa così, proporzionale o maggioritario. A parte che abbiamo già fatto un sondaggio sul blog, potete andare a vedere, in cui c'è stata una richiesta abbastanza forte verso il maggioritario, ma stiamo appunto valutando tutto lo scenario. Per farvi capire come lavoriamo, lavoriamo congiuntamente commissioni Camera e Senato, ecco, e studiamo le leggi di tutti i paesi del mondo, anche i più strani, dall'Australia all'Ungheria all'Ucraina, cerchiamo di capire come funziona in altri paesi per copiare e prendere il meglio di ciascuno. Questo è quello che facciamo. Bene. Grida per favore, grida. Dice la trasmissione è che mi sfogo, no? Sì. Mi sfogo un po'. Vabbè, una mattina non sono bravo, la carina con gli occhioni, eh? No, sono bravo. Hanno delle piace anime nelle televisioni. E finché sono aperte facciamoli parlare. Noi abbiamo scelto un candidato presidente della Repubblica al PD, Rodotà, però vi avete offerto dopo aver rifiutato l'apertura al governo, no? Forse non funziona, non avrebbe funzionato meglio se avesse detto ok, ci possiamo provare a fare un governo insieme, ma vogliamo contare nella scelta del Quirinale. E poi avreste potuto anche usare le Quirinali per proporre una cosa di nuovo. Allora, questa è la logica che rifiutiamo. Non si può, la domanda è, noi allora abbiamo proposto un candidato presidente, questa è la domanda, dopo aver rifiutato la proposta che veniva di governo di un accordo di sostegno. Ok, perché non ci stiamo a queste logiche, sono due cose distinte, questa cosa ce la dobbiamo togliere dalla testa. C'è stato detto ieri, questa cosa mi fa incazzare, c'è stato detto ieri che non era votabile perché lo abbiamo proposto noi, capite? Non è votabile e dovevamo giocarci un altro nome prima, poi far sì che venisse fuori da sotto loro il nome e noi appoggiarlo perché era uno dei nostri. Se dobbiamo fare i bambini, queste sono le logiche dei bambini e sono loro i bambini, noi non ci stiamo. Se un presidente è votabile, se una persona degna lo fa e deve essere votato. Non ci stiamo a queste logiche. Non si può votare il presidente della Repubblica condizionato al governo. Anche questa è un'altra logica a cui non ci stiamo. Il presidente della Repubblica è il presidente della Repubblica. Se è subordinato al governo successivo, è depotenziato. Non è più un presidente della Repubblica di tutti, ma è un presidente perché faccia quelle cose, e quindi è chiaro, diventa poi ostaggio, come la... il Presidente della Repubblica diventa ostaggio di un ostaggio condizionato a quello che viene dopo. Queste logiche le rifiutiamo. È cambiato, si sta modificando geneticamente. No, ma è vero, continuano a considerarci così. Dopo lo spedito hanno fatto i suoi contatti, è difficile dire che lui è stato operato e non volesse almeno iniziare, ma è difficile, c'è tanta gente che lei ha cercato alta diversità anche con loro, però le chiedo a lei una cosa dal punto di vista proprio dell'intelligenza umana. Lei pensa veramente che si arrivi a contattare un movimento che nella sua logica c'ha, nel suo statuto c'ha che non si allea con nessuno, che è avverso a certi sistemi, dove il suo giornale Repubblica, l'Espresso, per mesi hanno disintegrato qualsiasi verità nei nostri confronti, nei miei, nei loro,
dove io ero messo sul suo giornale vicino a Berlusconi, ecco l'inciuccio vero, oppure vicino a Hitler, sono stato dal suo giornale, sono stato dipinto come un uomo feroce, cattivo, che non si allea con nessuno. È chiaro che gli streaming, lui era il giochetto che faceva, loro avevano bisogno di capire, di dimostrare agli italiani che noi eravamo quelli del no, 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 che noi creavamo l'ingovernabilità, lo sapeva già, ha perso, non ha perso tempo, ha fatto finta di perdere del tempo con noi, ma il giochino era quello, darci la responsabilità dell'ingovernabilità. Il signor Bersani deve fare lui scouting da solo, deve dire io sono da 30 anni dentro questo sistema, sono parte dello sfacelo di questo paese e nessuno di questi signori di destra e sinistra, neanche dal punto di vista umano, gli è mai passata l'idea di alzarsi in piedi di fronte alla nazione e dire ho sbagliato, scusate, ma è la responsabilità sempre degli altri, a noi che arriviamo lì, che creiamo l'ingovernabilità di un paese devastato. Ma se ci avete trattato sempre come i grillini, noi siamo il primo partito, avremo, no, no, andiamo a chiedere un ministero, se ci spetta, ci spetta, ma noi siamo il primo partito, hanno fatto il presidente della Camera, hanno fatto chiunque, è arrivato uno col 3%, ha preso il presidente della Camera, Grasso è stato eletto lì, a noi niente, fanno il governo, noi siamo un terzo degli italiani. Ma non è. Ma a me, guarda, a me di Bersani, mi dispiace, non è che sono gioisco nella condizione, non gioisco per il PD che si spacca in due o in tre. Non sto gioendo di questo, sto dicendo che voi siete dentro una storia che non riuscite a capire. Siete dentro che c'è un tempo per una cosa e adesso è scaduto, il tempo del partito, di dare la delega è finito. Nel mondo ci stanno guardando televisioni di tutto il mondo, è un format che stiamo esportando in Spagna, in Germania, in Grecia, in Francia, guardano dove c'è corruzione, dove ci sono partiti, gli indignados hanno lo stesso nostro programma, via i partiti, via i corrotti dal Parlamento. Quando al vostro giornale gli abbiamo proposto non era una battaglia nel vostro giornale togliere i condannati dal Parlamento, e tu, chiaspita, ce ne sono ancora 33 dentro. No, io credo di essere stato chiaro. Piazza Pulita, Gaetano Può darsi che il nostro successo, magari un 1-2% ci abbia votato e non doveva votarci, perché io andavo nelle piazze e dicevo signore, se mettete una X sul movimento vi attivate, perché se state lì a guardare i meno peggio cosa fanno in Parlamento, noi non riusciremo in una settimana con una bacchetta magica a risollevare le sorti di questo paese. Quindi magari un 2% ha sbagliato a votarci e noi siamo disposti a dare indietro il voto, però noi non siamo strateghi della politica. Noi non abbiamo strategie, l'arte della complessità di Vendoliana, che dovrebbe essere la politica, per noi è la cosa più semplice del mondo. Tra un po' la sai cosa facciamo adesso? Facciamo una, chiamiamola una specie di piattaforma dove loro dentro, prima di promulgare una legge e portarla in Parlamento, se sarà aperto il Parlamento, bene, la metteranno su questa applicazione di fluid feedback, no, un'applicazione fluid, io la chiamo fluid, tu liquid, perché ho sentito che qualche trasmissione televisiva ha parlato di fluid, di liquid, noi siamo fluid, ci distinguiamo. Beh, metterà, prima di proporla agli italiani in Parlamento, si metterà su questa applicazione e i cittadini fuori potranno, in base alla propria esperienza, inserire consigli, critiche, suggerimenti, dopo che verrà analizzata e proposta dopo. Quindi è semplice la nostra politica.
facciamo quello che ci dicono di fare, perché loro sono portavoce, creiamo degli strumenti per cui il popolo italiano decida. Io voglio che ci sia uno Stato che si veda in Italia, e voglio degli strumenti dati in mano ai cittadini come i referendum propositivi senza quorum da inserire nella Costituzione. Voglio che le leggi popolari, che noi abbiamo preso 350.000 firme buttate nel gabinetto per togliere i criminali dal Parlamento, voglio che siano dibattute in Parlamento, e bisogna inserirle nel Parlamento, nella Costituzione. Io voglio, vai in Svizzera, Dio mio, l'opinione pubblica in Svizzera ha modificato ultimamente tutti i compensi dei grandi manager. L'opinione pubblica, quando Vasella è stato pagato dalla Novartis 70 milioni di euro per non lavorare 5 anni, l'aveva già presi, un hacker l'ha messo in rete, la notizia si è sparsa e l'opinione pubblica ha reagito, non la legge, la gente. Hanno detto è indecente che prenda 70 milioni per non lavorare. Lui, spinto dall'opinione pubblica, ha riportato i soldi indietro, li ha messi lì, ha chiesto scusa agli svizzeri. E da adesso ha fatto un referendum che è passato e che le paghe dei general manager delle società quotate in borsa non possono superare 13 volte la paga dell'impiegato, non come quelli dell'Unicredit che prendono 1450 volte la paga del proprio impiegato. 1,12, quello che metteremo noi. Queste sono cose. Noi giochiamo sulle cose, non sulle strategie. Io ti do questo, tu mi dai quell'altro, però tu mi concedi questa strategia politica, questa complessità è finita. C'è una legge fatta dai cittadini, c'è la copertura finanziaria, sì, e deciderà noi cittadini con i bilanci partecipativi. Ci sono i soldi nel comune, facciamo una pista ciclabile, un parco giochi, chiudiamo un ospedale o fare un'autostrada, lo decidiamo noi. Questa si chiama democrazia. Buongiorno a tutti, oggi è Natale di Roma, 21 aprile. Mi presento un secondo. Mi presento. Prima si è detto perplesso, io come romano, come cittadino italiano sono scontento e deluso. E questi partiti ancora una volta hanno dimostrato che non hanno la capacità di resto seduto. Stavo uccidendo una senatrice. Se non uccido una senatrice. Che non hanno la capacità di rinnovarsi e che non vogliono cambiare, che non vogliono cambiare questo paese. Lo fanno in maniera, a nostro avviso, non degna, con dei giochi di prestigio, con la Costituzione. Per la prima volta in 65 anni di Repubblica abbiamo una rielezione di un Presidente della Repubblica. 10 saggi, che di saggio non hanno niente, perché la Costituzione è riuscita, non li prevede. E quindi siamo sempre più convinti e determinati che noi cittadini dobbiamo rientrare nelle istituzioni. Quindi qui a Roma, se prima eravamo determinati a dare il 100%, sappiamo che dobbiamo trovare qualcosa di più, quindi daremo il 101% per riportare i cittadini all'interno delle istituzioni, come diceva Peppe poco fa, per decidere le cose che devono farsi, le grandi opere. Non saranno più gli altri a dirci quelle che saranno le cose da fare, saranno i cittadini a decidere. Ok, fagli fare la domanda. Però poi parla di Roma, solo Roma. Non so se ci sarà un palco, io vado a incontrare un po' i cittadini così. Sì. Sì. Ottimo. No, non lo so. La piazza credo che abbia fatto. Noi siamo un po' di piazza, dei comizi, siamo rete, piazza, marciapiedi, firme, rete, banchetti, siamo un po' un misto tra questo. Poi non lo so se che strategie ci saranno di comunicazione per quello che faremo. Io spero che non ci sarà bisogno di dovremo incrementare un'informazione ai cittadini, di renderli curiosi e di andare in rete, perché la cosa che mi fanno sempre
la critica dicendo ma voi siete in rete, quelli che non hanno il computer come fanno? Ma no, non è vero, gli anziani come fanno? Gli anziani vanno in rete, le pensioni adesso l'INPS le prendi e le vai attraverso la rete, ancora il cartaceo quest'anno, dal prossimo anno, ma quindi ci sarà un'evoluzione di questa piattaforma, dicevo, in rete, dove sia loro trarranno i consigli di quelli fuori potranno fare una legge e proporla loro dentro. Ed è bellissimo vedere dei parlamentari uscire dal Parlamento e andare a fare con i cittadini una battaglia per il NOTAV. Noi siamo quelli del NOTAV, siamo quelli contro gli inceneritori, le discariche, la nostra anima è ancora quella lì. È quella lì e ci saremo sempre, dentro il palazzo e fuori del palazzo. Poi non lo so. Di uscire dal palazzo, io volevo evidenziare che ieri siamo stati gli unici a poter uscire a testa alta dalla porta principale di Montecitorio e poter andare tra i nostri concittadini che ci hanno accolto, ci hanno ringraziato e ci hanno detto che da oggi in poi hanno capito quello che stiamo facendo lì dentro e ci saranno ancora più vicini. E aggiungo anche che questo Parlamento adesso, che questo Parlamento che ha eletto il Presidente della Repubblica, perché questo è anche da dire, è fatto da persone incompatibili e ineleggibili. Una delle prime cose che doveva essere fatta prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, fatta tra l'altro, fatta tutta fretta, perché l'elezione del Presidente della Repubblica doveva iniziare a fine aprile. Era stata programmata a fine aprile, è stata accelerata e velocizzata e non è stato possibile, perché non hanno voluto far partire la giunta per le elezioni, andare a individuare tutte le incompatibilità, e quindi è stato anche un Parlamento in parte illegittimo che ha eletto questo Presidente della Repubblica. Scusami, devo dire una aggiungo solo una cosa, tra l'altro a proposito di queste doppie cariche vorrei ricordare che il candidato di Roma del PD ieri era in Parlamento a votare visto che è senatore, e quindi Ignazio Marino che ieri era a votare senatore del PD. Si fanno così, perché non si sa mai. Anche ricordare un'altra cosa, oggi saremo in piazza a manifestare il nostro dissenso per tutte queste cose, e ho sentito il sindaco Alemanno, l'attuale sindaco Alemanno, che stamane si diceva preoccupato per la marcia su Roma, ha la memoria corta, perché gli vorrei ricordare che il 22 febbraio Beppe e tutti noi abbiamo portato 800.000 concittadini in piazza, e credo che l'abbiamo non solo lasciata pulita, ma addirittura più pulita di come l'abbiamo trovata. Questa è la mia idea, che il senso di civiltà e di educazione fa parte dei sentimenti a 5 Stelle e anche dei concittadini romani, quindi non si dovrà preoccupare. Io vi ringrazio, vi è tutto chiaro, io molte volte mi stupisco di come la stampa italiana non colga alcuni aspetti che mi sembrano molto evidenti della vostra azione. La domanda è quando tutto molto preciso. È evidente che non ci saranno consultazioni, perché faranno un governo di inciuccio contro gli interessi degli italiani. Però si pongono due problemi. Perché, nonostante in campagna elettorale nessuno l'abbia chiesto, l'anno scorso il Parlamento, su indicazione del governo Monti, ha votato il Fiscal Compact. Si devono trovare 45 miliardi che si aggiungono ai 20 della manovra Ora, la domanda è: come potrà il Movimento 5 Stelle, che evidentemente verrà marginalizzato sia nelle commissioni sia nell'attività parlamentare, non solo portare avanti queste vostre proposte, ma anche difendere gli italiani dalla scure terribile dei 65 miliardi che il nuovo governo dovrà rubare agli italiani entro il 31 di dicembre? No, non sarà più, il pallino non ce l'avremo magari più noi.
qui è il popolo italiano che dovrà prendere una decisione. Il Movimento 5 Stelle ha fatto tutto e farà tutto il possibile, ma sono gli italiani che devono cominciare a prendere una posizione chiara. A partire da oggi, a partire da qui, a partire da dentro questa logica. Non vale la pena, come 5 Stelle, aprire un grande cantiere di dialogo con le realtà sociali? Assolutamente. Sì, passi la prossima, come stiamo lavorando. Guarda, il cantiere è... Che tu stai nella commissione. Io sono in commissione speciale. Il cantiere è sempre aperto, il cantiere servirà per far capire a tutti i cittadini e soprattutto a chi vorrà sentirlo, perché alcuni comunque, soprattutto i giornali, magari saranno sordi ancora una volta, che ci sono un sacco di scenari, che basta fare delle scelte che hanno delle conseguenze, a seconda delle scelte che si fa su questi temi, si hanno delle conseguenze molto forti. E tutti noi, tutti quelli che sono in commissione speciale in questi giorni, si stanno rendendo conto come questi temi li conoscono tutti, anche quelli che sono seduti lì e che hanno votato quelle cose gli anni scorsi, lo sanno benissimo, e quando sono seduti lì nelle commissioni lo dicono che questa roba è inaccettabile, salvo poi il loro capogruppo, uno di quei cinque che decide tutto all'interno di questo Stato, decidere di fare tutt'altro. E noi ci siamo trovati a chiedere a gran voce 3 settimane fa un tavolo di lavoro all'interno del decreto dei 40 miliardi per le piccole imprese, un tavolo di lavoro sui temi europei, su fiscal compact, su pareggio di bilancio. Non ce l'hanno messo all'interno della risoluzione parlamentare, non l'hanno messo. Però poi, 3 settimane dopo, erano tutti lì a dire che ci vuole una banca pubblica, che il fiscal compact è insostenibile e che questi temi vanno cambiati, bisogna andare in Europa a battere i pugni. Noi non ci stiamo capendo più niente. Grazie. Brava. Siamo qua. Vista dall'estero, quello che è accaduto negli scorsi giorni, soprattutto al lunedì, è una vittoria politica del Movimento 5 Stelle, cioè il fatto che siano a pezzi, il fatto che si parli di suicidio del PD anche a livello europeo. Quello che è avvenuto ieri sembrerebbe cambiare un po' questo tipo di giudizio, nel senso di un muro che i partiti tradizionalisti, nella logica anche istituzionale, hanno alzato per riportarvi anche su una sorta di graticola. Quindi la prima domanda è: come farà il Movimento 5 Stelle a investire quella vittoria che ha ottenuto e che rischia magari di perdersi? Perché? Perché non si va presto alle elezioni anticipate e piuttosto si va a quel programma di saggi che voi avete già verificato e nel quale c'è un passaggio, mi scuso per colleghi, che riguarda la Svizzera, laddove si dice che bisognerebbe andare all'accordo per la restituzione di una quota, pur non così importante, ma per le casse dell'Italia sicuramente molto importanti, di recupero dei soldi raccolti all'estero. Allora, la prima domanda è: cosa voterà il Movimento 5 Stelle quando questo accordo dovesse arrivare in Parlamento? E poi come investirete per la vittoria politica che avevate ottenuto e che rischiate di vedervi sfuggire dalle mani? Ma guardi, io guardi, le rispondo brevemente. Ci sono adesso 700 comuni che vanno alle elezioni comunali, siamo in circa 140, siamo in una regione, saremo Lazio e Friuli, probabilmente ci piazzeremo se non primi, ma sicuramente saremo in vantaggio sugli altri. Noi continuiamo dal basso ad andare avanti, come abbiamo sempre fatto. Se ci mettono nell'angolo protesteremo, se ci mettono nell'angolo usciremo dall'angolo e ci inventeremo qualsiasi cosa. Noi saremo all'opposizione, appoggeremo le cose giuste se saranno nel nostro programma. Ma noi cercheremo di far governare questo paese col nostro programma. Saranno costretti a fare il nostro programma. Berlusconi si è presentato in televisione col copia e incolla del nostro programma, sapendo, lui è furbo, è un uomo furbo, non sarà molto intelligente ma è molto furbo. Lui ha preso il nostro programma sapendo che io non vado in televisione e ha dato lui: prendi la tesi dell'avversario, la fai tua, e il tuo avversario non ha più tesi. È il primo anno dell'università di marketing.
Bene, lui è andato lì a parlare di liste pulite del PDL, io sono caduto dal divano, poi ha detto non vogliamo i rimborsi elettorali, restituiamo l'IMU, allora tutte queste cose, è propaganda, noi le facciamo. Bene, stiamo pulendo le cose, devono venirne i nostri programmi, perché la gente non sopporta più. Non sopporta più l'agenda di Monti, non sopporta più le spending review. Tenga presente che abbiamo 2.000 miliardi di debiti e paghiamo, andremo a pagare quasi 100 miliardi di interessi l'anno. Crescita non ce ne sarà più per i prossimi 5 anni, a meno che non ci sia veramente una ventata di cambiamento di facce, di persone e di programmi in questo paese. Quindi siamo in un buco nero, vuol dire che se non faranno le cose subito che noi prospettiamo, reddito di cittadinanza, salvare le persone, piccola e media impresa immediatamente, io credo che ci sarà una sollevazione popolare in questo paese. Siamo a rischio, siamo seduti su una polveriera, questa gente non se ne sta accorgendo o fa finta di niente, ma siamo seduti su una polveriera. Grazie. Rapporto con la Svizzera, voi avete una legge sul segreto bancario e una legge sulle frodi bancarie. Le trattate in due modi diversi, io la Svizzera la vedo come, come un possibile simbolo, nel senso di prendere il vostro, la vostra democrazia centenaria dei referendum propositivi senza quorum. Lo stiamo propagando, lo stiamo facendo in Sicilia a statuto speciale, li stiamo mettendo in Friuli a statuto speciale, l'abbiamo fatto in Val d'Aosta, che c'è il referendum propositivo, abbiamo bloccato un inceneritore, c'era un quorum del 45% che abbiamo superato. Quando toglieremo il quorum in tutte le regioni e inseriremo nella Costituzione i referendum propositivi e le leggi popolari, l'obbligo del Parlamento di discutere, saremo un paese civile e diverso. Quindi non posso dire. Scusate se intervengo, mi dicono che al momento c'è Franceschini al Tigiuno che dice che è stato aggredito dai dei grillini. Siccome voi ci conoscete, sapete le nostre piazze, sapete la nostra gente come si comporta, noi siamo sicuri, certi e ci mettiamo la mano sul fuoco che se tale aggressione effettivamente c'è stata... Ah, eri presente? Ma ieri sera o oggi quindi? E che cosa è successo? È una nostra deputata, vieni qua e racconta cosa è successo. Eri presente? Eri presente tu a questa cosa, eri presente? Presentati, eh. Hai picchiato Franceschini, vergogna. Sono Patrizia Terzoni, deputata della Camera. Ero presente perché ieri sera una parte della manifestazione, che erano soprattutto le ragazze del Partito Comunista, si sono staccate da Montecitorio e sono andate verso il Quirinale. Quindi noi, visto che c'era una sola ragazza da Divos in mezzo alla manifestazione, siamo andate lì solo per avere una garanzia di sicurezza della manifestazione. Durante il cammino si sono fermati i manifestanti perché hanno visto Franceschini dietro le vetrate di un ristorante e hanno cominciato a urlare verso Franceschini. Quindi Franceschini, forse si è vergognato un poco, è andato via dalla vetrata e è andato nella parte chiusa del ristorante. Non è stato mai aggredito, se non solo verbalmente. Quando lui e da persone che erano dietro, da manifestanti del Partito Comunista. Beh, ma verbalmente. Verbalmente. Lui è andato nella parte nascosta del ristorante, la manifestazione è fuori. Vabbè. Fino ad arrivare al blocco della polizia verso il Quirinale. Grazie, grazie, grazie. Guarda, anch'io ho contestazioni. Prima c'era a destra, poi a sinistra, i centri sociali. Li fai parlare, io mi sono sempre. C'era anche il movimento Revolution. Vabbè, ma comunque non diamo se sono cose verbali. L'ultima mia a Trieste, io sono arrivato da Grado a Trieste con una barchetta messa a disposizione, ce l'hanno prestata per arrivare lì in una barchetta vera. Si è avvicinato il più bel contestatore della mia carriera, con un gommone, con un gomma meraviglioso e un megafono, e mi ha gridato: signor Grillo, signor Grillo, qui non è la Sicilia, sa, se n'è andato. Fantastico. La contestazione, signor Grillo, non me l'ha mai successo.
Quindi è chiaro che adesso le manifestazioni a Roma ci saranno infiltrati, cose. Io spero di no, spero di sono venuto apposta perché per sbussare un po' le cose. Noi dobbiamo questa gente qua non prendere neanche tanto sul serio, perché dobbiamo anche un po' sgrassare questa politica fatta di insulti e di cose. Anch'io mi calmerò, mi calmerò. Infatti non ho detto neanche una parolaccia adesso. Non dirò più parolacce, siamo gandiani, ma non coglioni, gandiani, 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 Gandhi. Vi dico questa perché è bellissima, organizziamo una manifestazione con una quarantina di agricoltori di indiani, agricoltori quelli col turbante, contadini, che vengono in Italia a spiegare l'agricoltura e l'economia dal loro punto di vista. Questo è lo stadio di Mestre, con Don Fazzini, un prete operaio straordinario. Vengono nello stadio 3.000 persone, si siedono per terra, non sul palco. Coi turbanti si siedono per terra e tutti sul palco per non sapere cosa si dicevano. E parlavano tra loro. Io vado lì e Paolini, bravissimo. Andiamo lì con i microfoni amplificati per farli sentire qui sulle spalle. A momenti mi ammazza uno, no, via. E allora volevano parlare lì. Allora, tramite gli interpreti, stavano dicendo che un'azienda multinazionale americana di nylon aveva aperto un'azienda nel loro quartiere in Punjab, vicino alla loro città. Avevano inquinato, avevano inquinato il territorio, loro avevano fatto una manifestazione, questa mi sembra fosse la Dunlop, la Dupont americana. Hanno fatto una manifestazione, è arrivata la polizia, sono morti tre del movimento gandhiano non violento. Muoiono tre del movimento gandhiano non violento. L'intervistatore dice: voi cosa avete fatto? Tutto con le traduzioni. E questo con turbante in testa dice: noi abbiamo quei nostri morti, li abbiamo cremati insieme all'azienda. E questo pensava di aver capito male. Ho detto: come all'azienda? Sì, abbiamo cremato i nostri insieme all'azienda, abbiamo dato fuoco a tutto, perché noi siamo non violenti con le persone, ma molto violenti con le cose che fanno morire le persone. Questo è il momento non violento gambiano indiano. Io non ho detto colpo di Stato, io ho scritto colpo di Stato tra virgolette. Se vai a vedere, colpo di Stato è colpetto furbesco attraverso le istituzioni. Qui usiamo i colpetti furbetti, e perché il colpo di Stato è una grande parola, una parolona che evoca anche vostra storia, evoca militari, non è della nostra storia. Ma il colpetto è furbetto, noi facciamo delle cose molto, molto più equilibrate, ma molto più sofisticate e molto più efficaci. Il colpetto ce ne sono diversi stati. Abbiamo un Parlamento dove nessuno è stato eletto, per esempio, è un altro colpetto, dove sono solo i nominati. Abbiamo un colpetto dove hanno convissuto 130-140 condannati, patteggiati e i dieci saggi non sono presi da nessuno. I dieci saggi è un altro colpetto. Un colpettino, messi lì 10 saggi a dirci che cosa? I rimborsi ce li teniamo. Il Parlamento che non funziona. Il colpetto del Parlamento è straordinario. Voi non ci siete ancora arrivati. Bloccare le commissioni per bloccare il Parlamento, che come lo chiama? Io non lo so come chiamarlo. Colpettino. Blocco di Stato. Blocchettino, come lo chiamiamo? Guarda che veramente il Parlamento è la base della nostra, dell'espressione popolare. Se blocchi il Parlamento non puoi legiferare col governo. È molto più importante il Parlamento, ma viene tenuto in ostaggio. Si deve aprire domani mattina. Loro l'hanno occupato per leggere la Costituzione. Sono stati dentro a leggere la Costituzione. I costituzionalisti lo sanno che potrebbe legiferare domani mattina, ed è importante che legiferi subito il reddito di cittadinanza. Non abbiamo più tempo, o lo fanno loro o questo paese è in pericolo. Parlamentare.
volete fare con lei? Sai che tutti gli altri dove mi fermo c'è il libro di Vespa, lo copro con un altro. Bravo! Ha fatto il classico del Quirinale. Fantastico. Dove li ha messo? C'è il signore che vuole fantastici, che è contentissimo dell'appalto. Tra 8 mesi, un anno, 2 anni. E non fa alleanze, e questo naturalmente è un problema di vita, ma prendere molto più corto di quanto già avevamo sapere che andresti questa volta, mette i canti in prima persona. Candidabile, ma a parte il mio trascorso di condannate, di condanne o processi in corso, a parte questo, ma proprio non ho le facoltà io per stare là dentro come fanno loro, non ho la cultura, dovrei studiarmi diritto procedurale, procedura parlamentare, dovrei entrare in un meccanismo di cui poi conoscerei questa gente. Lo capisci che per me sarebbe un trauma. Da noi. Cioè, se io conosco Brunetta oppure Berlusconi, non riesco a dire caro collega, non ce la faccio. Non ce la farei mai. Io proprio le mie sinapsi. No, strutturalmente io sto all'esterno. Io la mia figura qua del movimento è il garante, te l'ho detto, è un garante, ce la faccio. E se trovano negli altri paesi, sia in Cile che in Argentina o altri, una persona che abbia un po' di credibilità, io me la sono conquistata la mia credibilità. In rete, se non hai credibilità, chiudi il giorno dopo. E io voglio fare anche a voi una cosa, per cortesia. Il signor Casaleggio, che è il coautore, il copensatore, il co-creatore di questo movimento insieme a noi, senza di lui non ci sarebbe stato. È un uomo che ha una vita normale, una società. Se dovete fare delle cose, andate alla Camera di Commercio, prendete il suo bilancio. Ma è un uomo che dal 2005 non ha mai ricevuto un apprezzamento. Ma mai. Sempre calunnie, sempre che dietro c'è la JP Morgan, dietro che ci sono le banche, ci sono i grossi gruppi. Sempre a sospettare, perché poi è uno normalissimo. Quindi si meriterebbe anche un po' di un trattamento normale da parte vostra, di una persona che crede in un sogno come me, come loro, e ha lasciato un po' del suo stipendio, un po' dei suoi soldi, un po' del suo lavoro, del suo tempo. Andate a vedere, è uno studio, c'ha 25 ragazzi dipendenti che sono mezzi ingegneri, tecnici informatici, fa strategie informatiche, altri clienti che ne ha persi una buona parte. E non, lui vuole che non lo dica, ma l'anno scorso è andato in rosso per la prima volta nella sua vita, proviene da un management straordinario, ha lavorato all'Olivetti, e l'Olivetti sapete che azienda era, e noi siamo sui giornali di quello che l'ha disintegrata l'Olivetti. Parlo di De Benedetti, che credo che risieda in Svizzera, tessera il numero uno del PD, che mi fa una copertina a me che ho i soldi in Sud America. Io in Costa Rica, io vorrei fare un'indagine sui soldi di De Benedetti. Quando è entrata nell'Olivetti, che aveva 20.000 dipendenti, 70.000 dipendenti e 20.000 ingegneri. E un'indagine sui soldi di De Benedetti quando è uscito dall'Olivetti, che non c'è rimasto più niente nell'Olivetti. Da 250 dipendenti e monta una fotocopiatrice coreana. Ecco, allora diamo un po' la dovuta proporzione all'informazione in Italia. Ecco, questo è un movimento che è nato e è miracoloso quello che siamo riusciti a fare. È miracoloso, credimi, te lo dico anche a te. È un miracolo che in 3 anni senza soldi ci siamo inventati una forza politica così.
un miracolo, ce lo dicono gli altri giornali, le televisioni, perché sono un po' più distaccate. Voi continuate a non aver capito, continuate a non aver la dialettica. Le domande sono con chi vi alleate, le percentuali. Non avete ancora capito che è epidemiologico questo movimento, è un virus. Adesso forse avremo un po' di stop, staremo all'opposizione. Bene, staremo lì, saremo vigili e saremo i disinfettanti dei cittadini. Grazie a tutti.